ospita. Adesso seguitemi perché dall'altra parte dello studio sono pronti i miei ospiti Gianni Riotta, Anna Falchi e Giulia Blasi, perché tra poco parliamo di lui, Harry Weinstein, il mostro di Hollywood, l'uomo più potente di Hollywood, adesso sotto processo per molestie sessuali e per violenza. Ne parliamo tra pochi minuti qui, avremo anche una testimonianza e sentiremo i miei ospiti. Vi aspetto qui tra pochissimo alla Vita in Diretta. Bentornati qui alla Vita in Diretta, adesso parliamo di un tema che negli ultimi anni è stato al centro delle cronache. Vedete questa foto, quest'uomo, lo riconoscete chi è? Vi dice qualcosa? Lui si chiama Harvey Weinstein, è stato l'uomo più potente di Hollywood e questa immagine è un'immagine del processo che si è aperto a New York. Come vedete lui è arrivato con questo deambulatore per un intervento alla schiena, comunque è ridotto, insomma, non tanto bene perché è accusato di violenze e abusi sessuali. Da questa, questo scandalo è nato il movimento del Me Too, che oramai, diciamo, è un hashtag virale in tutto il mondo da anni. Ne parliamo con Gianni Riotta, che ringrazio di essere qui, editorialista della Stampa e giornalista, Giulia Blasi, scrittrice e giornalista anche lei, e la nostra Anna Falchi, bentornata. Buonasera. Alla Vita in Diretta. Ci ritroviamo dopo qualche giorno. Allora, abbiamo visto queste immagini e ha fatto molta impressione, vero Gianni, vedere quest'uomo che noi siamo abituati a vedere, insomma, come il re Mida di Hollywood. Da un po' di tempo lo vediamo sempre peggio. Questa immagine di lui che arriva lì a New York scortato, aiutato con il deambulatore, insomma, significa qualcosa. C'è stato, Alberto, subito molta polemica perché ha subito Weinstein un intervento alla schiena, però questa sua presentazione col girello è sembrato quasi che lui volesse impressionare. Tieni conto che questa fase del processo è negli Stati Uniti la più delicata, perché il giudice Burke seleziona la giuria popolare, che poi deciderà se è colpevole o innocente. Allora è estremamente difficile, perché se tu hai espresso posizioni pubbliche sul caso vieni squalificato, se ne hai sentito parlare, e com'è possibile che in un caso del genere non hai sentito parlare? Quindi fondamentalmente, quando è stata selezionata la giuria, il caso sarà deciso, quante donne, quanti uomini. Ecco, quindi questo è un momento estremamente delicato, e chiaramente lui cosa ha fatto? Presentato questo così, colpo di teatro. Ha cercato di fare un colpo di teatro. Allora, prima di parlarne più diffusamente, sono quasi 100 le donne che lo hanno accusato di abusi in questi anni, in tutti gli anni in cui lui decideva le sorti di chiunque, un attore maggiore, un attore minore, era tutto quasi nelle sue mani. Ricostruiamo tutto con Linda Celani. È apparso così Harvey Weinstein alla Corte Suprema di New York, dove si è aperto il processo a suo carico. Il passo pesante sostenuto da un deambulatore per un'operazione alla schiena. Neanche una parola alle domande dei giornalisti. Il produttore cinematografico è accusato di stupro e aggressioni sessuali da oltre un centinaio di donne, tra le quali anche Asia Argento. Sono passati circa 2 anni da quando è scoppiato il caso, con la pubblicazione di un'inchiesta del New York Times che riportava le testimonianze di alcune vittime. Solo 10 giorni dopo nasce quello che sarà destinato a rivoluzionare la cultura dominante. Si chiama Me Too, a promuoverlo i nomi più noti di Hollywood. Con Time Is Up il movimento si avvicina a tutte le donne, non solo quelle che hanno nomi noti e appartengono al dorato mondo dello spettacolo. Invade il tempio del cinema, ai Golden Globe del 2018 e agli Oscar una parata di stelle sfila rigorosamente in nero. Nel frattempo lo scandalo ha coinvolto altre star. Il primo a finire in carcere è Bill Cosby. Nessun attenuante per il papà dei Robinson, ormai 80enne, definito dal giudice un violento predatore sessuale. Kevin Spacey, accusato di molestie da un minorenne, è costretto a lasciare House of Cards, serie di cui è protagonista. Nel luglio scorso il manager miliardario Jeffrey Epstein viene arrestato per abusi sessuali e traffico di minori. Poco dopo si toglie la vita nel carcere di New York. Weinstein esce in breve dalla prima udienza, mentre nuove accuse lo vedono imputato anche a Los Angeles, dove altre 2 donne hanno testimoniato di essere state aggredite in un hotel di Beverly Hills nel febbraio del 2013. Se dunque il magnate della Miramax dovesse essere scagionato nello stato di New York, lo attende già un nuovo processo in California. Giulia Blasi scuoteva la testa durante questa ricostruzione. Perché? Ma diciamo che il caso Weinstein è abbastanza noto, ormai è inutile parlare. Ero colpita dalla presenza di Jeffrey Epstein, che, come sappiamo, si è suicidato in carcere dopo essere stato
finito sotto processo per traffico di minorenni ed è un uomo che in realtà ha delle amicizie molto in alto, fra cui il principe Andrew d'Inghilterra, che è al momento mirino proprio per essere stato amico. Abbiamo parlato di questo scandalo, sappiamo anche che lui è uscito un po' di scena, dalla scena pubblica, proprio perché è coinvolto in questo scandalo, e quindi ci sono state già delle ripercussioni sul ruolo, sullo status del principe Andrea, per quanto riguarda anche i suoi impegni pubblici. Anna Falchi, chi ha accusato Weinstein sono anche non soltanto attrici, diciamo, poco conosciute, ma anche grandissime attrici come Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Uma Thurman, per dirne altri. Fa pensare. Ricordiamo questa, che... sinceramente, perché si parla comunque di 30 anni di presunte violenze, abusi sessuali, così mi sembra che anche il sistema Hollywood bisognerebbe mettere un po', diciamo, nel mirino, mi sembra un po' connivente, perché in 30 anni, a prescindere dalle vittime che possono avere un certo tipo di atteggiamento, di carattere, prendere in un modo o nell'altro, ma vuoi che in 30 anni non si sapesse questa cosa qui, ma faceva un po' comodo a tutti. Parliamo comunque di Weinstein, che è stato, attraverso i suoi film, ha ottenuto 300 candidature, 70 premi Oscar. Di fronte a queste immagini possiamo dire che a questo punto si merita lui l'Oscar come interpretazione per quello che sta facendo. La cosa che veramente mi tocca, cioè da donna, così, perché non ho proprio da dire super male di Weinstein come persona, perché io l'ho conosciuto. L'hai conosciuto, e come è stato questo incontro? Ho avuto un approccio poi lavorativo con lui. Sì. Sinceramente, innanzitutto non vado mai agli appuntamenti negli alberghi, perché comunque il suo modus operandi è sempre stato quello. Quindi tu hai, diciamo, un vademecum per prevenire una serie di cose. È stato molto gentile, soprattutto in America, in un periodo con cui con mio fratello abbiamo prodotto dei film, avevo bisogno di distribuire dei film, così non solo mi ha aiutato lui personalmente, mi ha anche indirizzato verso suoi colleghi di lavoro, magari. E ha avuto una condotta assolutamente precisa, magari non ero il suo tipo, ecco. Come dico sempre, no, la cosa che lui non ha mai chiesto scusa di fronte a tutte queste accuse, secondo me anche un po' ammettere, perché comunque ovviamente la sua natura predatoria ormai è riconosciuta attraverso tutte queste denunce, ha dei problemi lui sicuramente di sesso, uno che esercita il suo potere, ha esercitato chiaramente il suo potere, adesso non più, visto come sono stati già dei risarcimenti, dobbiamo dire, no? Quindi questo un po' vuol dire, però adesso non vorrei essere, insomma, garantista, chiaramente, perché sennò non ci sarebbe questo processo qui, però quando si parla di ergastolo a me sembra eccessivo. Sinceramente vedremo cosa sarà deciso. Però è fuori discussione, insomma, che comunque il caso è abbastanza acclarato. Ricordiamo che in Italia la prima a denunciare è stata Asia Argento, che è stata una di quelle, insieme ad altre attrici, a fare scoppiare un po' questo caso. È stato il New York Times che comunque ha cominciato a fare questa indagine e ha interpellato poi le donne che erano presumibilmente coinvolte. E poi da lì, comunque, nulla toglie che il New York Times ha promesso a tanti personaggi di dare visibilità. A me stessa è stato proposto, per esempio, di parlare di Weinstein male in cambio di, non so, qualche articolo su Rai. Io mi ringrazio, ma a me non mi avrebbe garantista dato e un po' nulla, diciamo così, assolutoria. Invece ti vorrei fare vedere adesso, proprio qui alla Vita in diretta, nell'edizione condotta da Marco Liorni, la testimonianza di Giovanna Rei, questa attrice italiana che ha raccontato il suo terribile incontro col produttore. Guardate. E lui mi si presenta davanti nudo. Davanti completamente nudo. E completamente nudo, con una crema da massaggio. Mi dice in inglese, mi dice "I don't wanna do sex", io non voglio fare sesso, non ti preoccupare, voglio soltanto che tu mi faccia dolcemente un massaggio, perché sono stanco da un lungo viaggio, dal quale penso venisse dagli Stati Uniti. E gli dico "io non lo so fare il massaggio". Lui mi fa "ma non ti preoccupare, non c'è bisogno, non è che devi fare un grande massaggio, devi soltanto, ecco, accarezzarmi e farmi rilassare". Quando ha capito che io non volevo farlo, essendo un uomo comunque di potere, abituato ad avere tutto, ha cominciato a diventare prepotente, per cui mi ha strattonata verso la stanza da letto dove lui voleva questo massaggio. Io lì ho detto no, io lasciami andare, aprimi l'ascensore, perché sennò mi metto ad urlare e faccio veramente succedere un casino in tutto l'albergo. Lui non so come si spaventa, mi apre l'ascensore, dice aspettami solo 2 minuti che mi rivesto e ti porto giù, perché solo lui poteva portarmi giù, non c'era una porta. Testimonianza del 2017 qui alla Vita in diretta, intervista di Marco Liorni. Beh, mi pare che di queste testimonianze ce ne sono state
tante, e tante se ne sono aggiunte alle prime attrici che hanno denunciato. Sì, ce ne sono state moltissime. Più che altro la battuta sul comportamento di Weinstein girava già da un pezzo. L'aveva fatta sicuramente Courtney Love sul red carpet di... Non riesco a ricordare quale cerimonia di premiazione. Ha detto proprio non andate al Four Seasons con Harvey Weinstein. Credo che non l'abbia passata troppo liscia. E se non ricordo male c'era anche una battuta in 30 Rock nella serie, appunto, questa serie televisiva. Beh, anche adesso ai Golden Globe ci sono stati, sì, insomma, vari interventi che, di era una cosa che girava lui da un po'. Si sapeva e si sapeva, si è saputo poi quando è scoppiato poi tutto, certo, tutto il caso, si è saputo che molti l'avevano sistemata un po' in famiglia, tipo Brad Pitt era andato da Weinstein a dire se provi ancora a fare qualcosa a Gwyneth Paltrow, che era la sua fidanzata dell'epoca, te la devi vedere con me. Quindi in assenza della possibilità ognuno si era è un po' arrangiato, non dovrebbe essere il modo di fare. Purtroppo quando nell'impotenza a volte si tenta di risolvere anche così. Gianni Riotta, questo è diventato un caso che comunque ha scosso e ha cambiato il modo di vivere non soltanto di chi fa cinema negli Stati Uniti, ma proprio anche di vivere l'ambiente di lavoro. Lo raccontano le serie TV che sono state pluripremiate e pluricandidate ai Golden Globe in queste ore, penso a The Morning Show, lo raccontano le proteste che abbiamo visto lì fuori anche in queste ore. Quanto questo caso ha cambiato l'opinione pubblica americana e mondiale, direi? Quello che ha cambiato l'opinione pubblica mondiale e americana, Alberto, è stata la reazione delle attrici, perché per milioni di donne, se fanno l'operaia o la barista o la contadina, se magari sono un immigrante, reagire alle molestie sessuali o addirittura alle violenze sessuali o addirittura allo stupro è difficilissimo, perché chi le crede? Magari chi compie da parte maschile l'aggressione è un uomo di potere, un padrone. E invece il fatto che le star di Hollywood venissero a loro volta umiliate, donne ricche, famose, amate, venissero a loro volta umiliate. Pensa il caso della Mira Sorvino e di Tarantino. Tarantino non ha il coraggio, al contrario appunto di Brad Pitt, come raccontavi, di reagire. Quindi un sistema di paura, di violenza, di oppressione che associamo sempre, non so, appunto ai braccianti che raccolgono il pomodoro, invece vederla a Hollywood, gente ha detto basta. Però questo ha fatto anche in qualche maniera poi, diciamo, scattare una forma di psicosi, per cui adesso negli ambienti di lavoro, insomma, c'è anche quasi la paura di avere delle relazioni normali tra colleghi, prendere un ascensore, fare delle cose che si facevano prima normalmente, dopo tutto questo scandalo. Guarda Alberto, questo va benissimo, nel senso che è chiaro che passare da questo clima di paura, di violenza da parte dell'imposizione maschile sulle donne, ci vorrà un periodo per trovare un equilibrio. Però è salutare che questo sia così. Se c'è in questo momento un imbarazzo in ascensore, molto meglio che lo stupro di una ragazza. Anna. Beh, sì, è facile equivocare, chiaramente. Questo servirà un po' a educare i cosiddetti uomini di potere. Questo vale naturalmente in tutti gli ambienti. Fa specie che chiaramente il mondo dello spettacolo è preso, insomma, sempre di mira per la leggerezza, si è sempre parlato di carriere orizzontali, certo, e compagnia andante. Quindi, come diceva appunto Gianni, ben venga comunque la buona educazione, quella servirà a rimettere a posto le mani da certi uomini che invece prima ne approfittavano. Però da lì chiaramente c'è un po' di psicosi, questo è ovvio. Anche nel vostro ambiente, nello, sì, spettacolo, beh, no? Beh, sì, 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 soprattutto. Soprattutto. È più facile. Insegnando a Princeton con le studentesse, ecco, tu non puoi chiudere la porta della sala dei professori. Io sono obbligato a tenere la porta aperta. Quella mi sembra una buona regola a questo punto per chiunque di noi. Esatto. No, ma allora, un'indicazione lì è proprio tassativo. Abbiamo parlato del movimento del MeToo, di tutto quello che è successo e di come quest'onda sia stata, diciamo, sposata dalla maggior parte dei personaggi pubblici, ma ci sono anche delle donne che sono dal primo momento contro questo hashtag. Guardate con Daria Gallarino. Just a young girl. Lasciate gli uomini liberi di importunarci, scriveva Catherine Deneuve su Le Monde, una lettera firmata da altre 100 donne, scrittrici, artiste, accademiche, dopo lo scandalo che ha travolto Hollywood e il produttore Weinstein misero nero su bianco le loro opinioni sulle molestie sessuali e sul movimento MeToo. Lo stupro è un crimine, ma tentare di sedurre qualcuno anche in modo ostinato e maldestro non lo è, si legge sul testo. A distanza di 2 anni l'interrogativo resta lo stesso. Dove finisce il tentativo di un approccio e dove inizia il reato? Si pensava che la questione avrebbe dovuto mettere tutte d'accordo, invece non è stato così.
Come la Deneuve, che si è stretta attorno alle vittime, altre icone del cinema hanno preso una posizione controcorrente sul tema. È il caso della leggendaria Brigitte Bardot, che ha dichiarato: numerose attrici giocano a fare le civette con i produttori per ottenere un ruolo. Poi, quando ne parlano, dicono di essere state molestate. Chiude definendolo un atteggiamento ridicolo. Della stessa opinione, l'amata signora in giallo, Angela Lansbury, sommersa dalle critiche per aver affermato: le donne fanno di tutto per sembrare attraenti, questo ci si è ritorto contro, qualche volta dobbiamo prenderci la colpa. Mette in discussione il comportamento di tante attrici anche la stilista Donna Karan, che commenta: mostrando la nostra sessualità e sensualità, cosa stiamo chiedendo? Nell'accesissimo dibattito non sono mancate le considerazioni di molte artiste italiane, come Claudia Gerini e Nancy Brilli, che hanno sottolineato il merito del movimento e delle proteste, riflettendo però sul rischio di una caccia alle streghe. Ancora una volta qui la nostra Giulia, insomma, sussultava sulla sedia. È chiaro che sono posizioni di cui dobbiamo tenere conto, perché non tutti... Sì, ne dobbiamo tenere conto, anche perché il motivo per cui sono state fatte le campagne antimolestie, io sono stata l'ideatrice e la persona che ha lanciato quella volta che è venuta pochi giorni prima di Me Too, per lo stesso motivo volevamo mostrare che la molestia sessuale, la violenza sessuale riguarda tutte, anzi, ad allargarla un po', riguarda tutti e tutte, nel senso c'erano anche degli uomini in quell'hashtag. Però quello, tornando alla questione dell'essere contro le campagne, se non ci fosse una mentalità secondo cui le donne devono stare ferme, attendere la seduzione, gli uomini devono proporre la seduzione in qualche modo, quindi l'uomo propone, la donna dispone, se noi non pensassimo a livello sociale che il rapporto fra i sessi si gioca su una fondamentale passività delle donne, non avremo nemmeno questo problema. Però non si tratta solo di un problema di molestie sui luoghi di lavoro, si tratta di ridiscutere più in generale il rapporto di potere fra i generi. A questo mi sembra veramente qualcosa di assoluto buonsenso, per cui oggi il pubblico non fa applausi, devo dire, è una novità, sono tutti ancora... Ha detto una cosa molto importante, ridiscutere, diciamo, gli equilibri di potere nei generi è qualcosa, secondo me, che va sottolineata. Allora, abbiamo veramente un tweet per uno e vi voglio chiedere, vedremo come andrà a finire per Weinstein, però certamente, insomma, il rischio è quello di costruire anche dei mostri, pensiamo a alcune star di Hollywood che sono state accusate e poi queste accuse si sono, diciamo così, ridimensionate, eppure le carriere sono state in qualche maniera messe profondamente in discussione. Non c'è questo rischio, lo chiedo a voi due. Il rischio c'è, scusami, il rischio c'è, però Weinstein è un mostro, quindi quello è sicuramente una pesante condanna. Quello è fuori discussione. Io, cioè, parto un po' dall'inizio, per carità, quando queste cose siano accadute, adesso non voglio dire, ma sicuramente parliamo di quasi 100 vittime, come hai detto tu, si parla una volta 60, 70, 80, 100, così, secondo me non è la stessa cosa per tutte. E poi si è taciuto per troppo tempo, ci sono state le denunce, sinceramente, quando le cose ormai sono andate in prescrizione mi sembra veramente un po' troppo tardi, c'è un po' di ipocrisia. E ci lasciamo con questa nota di ipocrisia, ringrazio Giulia Blasi, Gianni Riotta e Anna Falchi, torneremo sul caso Weinstein per aggiornarvi, adesso Lorella, una pagina molto interessante sui consumi, guardate.